Finisce in parità il derby del nome tra l'FC Francavilla di Lazic e il Francavilla Calcio di Mister De Rosa, quest'ultimo squalificato per un turno. Una partita a reti inviolate che ha visto la squadra di Mister Lazic giocare bene solo nel secondo tempo, questa volta troppo tardi per portare in porto un risultato pieno contro un Francavilla Fontana che non ha demeritato per il punto conquistato. Amaro in bocca per l'espulsione di Chisena e l'ammunizione di Del Prete. La trasferta a Benevento domenica prossima li terrà in tribuna. Ma veniamo alla cronaca. Nei primi minuti Manzillo per i padroni di casa con un colpo di testa cerca da pochi passi la porta, ma senza esito. Al quinto ci prova Damario con un tiro dal limite, ma la palla va fuori. Al sedicesimo punizione dal limite di De Tommaso per gli ospiti, ma senza esito. Al ventesimo ci prova ancora Damario, il suo tiro è debole e facile è la parata di Di Vincenzo. Al ventunesimo c'è la prima vera occasione della partita, che è per i sinnici, con Del Prete che in rovesciata in piena area di rigore non trova la porta per pochissimo. Al ventottesimo Schirinzi crossa per Del Zotti, che al volo calcia ma Di Vincenzo è bravo a respingere. Al 34esimo episodio dubbio in area dell'FC Francavilla per un atterramento di Del Zotti da parte di Cesareo, ma l'arbitro dice che la gara continua. Al 37esimo tiro di Manzillo dalla distanza, ma la palla non c'entra la porta. Al 39esimo punizione di Di Senso, la palla viene messa in angolo da Cito. Al 45esimo ancora calcio di punizione per i rossoblù, sempre con Di Senso alla battuta, ma la palla esce di poco al lato. Il secondo tempo inizia con i sinnici molto decisi e su calcio di punizione di Manzillo mischia pericolosa in area, ma l'arbitro fischia un fallo di attacco per i rossoblù. Al decimo, su calcio d'angolo di Manzillo, è De Santo che per poco non trova la deviazione vincente. Al sedicesimo, punizione di Manzillo che scodella il pallone in area e Cito in uscita respinge, raccoglie Di Senso dal limite ma il suo tiro è alto sulla traversa. La pressione dei sinnici si fa sempre più martellante e al ventunesimo occasionissima per Del Prete che, servito sul calcio di punizione da Manzillo, si libera in area e fa partire un bel tiro, ma Cito respinge con una strepitosa parata. La palla finisce a Di Senso che da fuori area fa partire un sinistro velenosissimo che sfiora l'incrocio dei pali. Al 29esimo il primo tiro in porta del secondo tempo per gli ospiti, con De Tommaso, ma la palla è facile preda di Di Vincenzo. Non passa neanche un minuto che Di Senso serve Bocconi al limite dell'area che fa partire un tiro che lambisce la traversa. Al 32esimo è Chisena a colpire la traversa sul passaggio di Baccio Terracino. Al 39esimo episodio dubbio in area rossoblù. L'arbitro lascia correre, i sinnici recriminano la simulazione del giocatore e dopo neanche 20 secondi il guardalinee di destra richiama l'arbitro che espelle il fantasista materano Antonio Chisena per proteste. La partita si mette ancora più in salita per i rossoblù, che ci provano un'ultima volta su punizione di Manzillo al 42esimo, ma la palla va fuori. Nel recupero, episodio dubbio in area pugliese per un atterramento di Del Prete, ma l'arbitro lascia correre. Finisce in parità una partita da due volti per un Francavilla che nel secondo tempo, nonostante le tante occasioni da gol create, non è riuscito nel compito di portare a casa i tre punti. Un'ulteriore nota dolente è la squalifica del capitano Del Prete e del fantasista Chisena, che come si diceva, per il prossimo incontro di campionato a Benevento contro la Forza e Coraggio, non ci saranno. Direttore, tutto sommato possiamo dire un pareggio giusto? Sì, diciamo che un pareggio è giusto perché il primo tempo non abbiamo giocato bene, quindi potevamo prendere gol noi due volte e loro ci hanno graziato. Nel secondo tempo è cambiato qualcosa, abbiamo giocato meglio, però il gol non è arrivato. È stato un vero peccato perché questo sono, con queste squadre in casa bisogna fare punte, perché sennò poi vai a giocarti partite fuori casa dove diventa difficile. Domenica andiamo a Forza e Coraggio senza attaccante, quindi questa è stata ancora, peggio, diciamo, rispetto alla partita. Però tutto sommato abbiamo visto un po' i risultati di questa domenica, la squadra rimane sempre in ottica playoff, questa può essere comunque una soddisfazione per tutti i sacrifici e i lavori fatti dalla dirigenza? Beh, sicuramente, per noi è veramente una cosa importante che stiamo facendo quest'anno, tutta la squadra pure, voglio dire, insieme alla società, tutti i sacrifici che fa la società e il presidente, quindi è veramente
dobbiamo solo cercare di mantenere questa posizione, che può essere una soddisfazione per noi, diciamo, alla fine, anche se noi siamo partiti per fare un campionato tranquillo per salvarci, però visto che ci troviamo in questa posizione è giusto che ce la godiamo tranquillamente. Credo che il risultato sia giusto, perché ha un buon primo tempo da parte del Francavilla Fontana e seguito un buon primo tempo dalla parte della squadra dell'allenatore Lazzitic. Alla fine noi eravamo venuti qua per fare la nostra partita, non per fare le barricate, e alla fine siamo contenti. Certo, la classifica è un po' bugiarda, ci servono dei punti, comunque alla fine è un punto guadagnato, non bisogna essere così presuntuosi. Alla fine la sua società comunque è fiduciosa per il futuro, una salvezza che sembra a portata di mano se si gioca come oggi. Purtroppo stiamo giocando sempre così, soprattutto con le squadre di alto livello stiamo facendo delle buone prestazioni, raccogliendo poco. Si spera in futuro di invertire la rotta, di alternare magari delle prestazioni più opache e portare più in cascina dei punti. Mister, al di là della traversa, delle espulsioni, comunque possiamo dire un pareggio giusto e un piccolo passo indietro rispetto a Pisticci? Sì, avevo questa mia preoccupazione, è stata motivare la squadra dopo la vittoria del derby. Così è stato, primo tempo regalato, secondo tempo giocato, perché secondo tempo abbiamo 7-8 palle gol, abbiamo costruito tiri in porta, la squadra si è mossa meglio, ha giocato più a calcio. Primo tempo era da dimenticare, perché non abbiamo cercato di... abbiamo pure creato un palagol del prete di sforbiciata primo tempo, però è poco in confronto a quello che la mia squadra fino adesso ha espresso. Mi dispiace solo per il primo tempo, al secondo tempo la squadra ha fatto un buon calcio, gli è mancato solo il gol. È domenica emergenza attacco? Sì, ci stanno i giovani, cerchiamo di giocare con più under davanti, con i più grandi dietro, magari l'equilibrio sarà diverso. Chi se ne del prete non sono giocatori normali di questa categoria, è chiaro che mancano molto, sono giocatori che fanno differenza. Proviamo di giocare e di vincere senza di loro, così speriamo, perché sono giovani, cioè abbiamo la neve, abbiamo i ragazzi Baci Taracciano, di Sansa, questi ragazzi devono dare qualcosa. Sicuramente è una partita difficile, però ci proveremo. Stai ritornando ai tuoi altissimi livelli e domenica presumibilmente il peso dell'attacco sarà tutto sulle tue spalle. Peccato, mancheranno Antonio e Jenny, comunque per noi sono importanti. Però andremo là e faremo la partita nostra cercando di portare più punti possibile a casa. Lo so, però è difficile, però ci tentiamo. Lavoreremo bene questa settimana e ci prepareremo bene. Comunque i risultati degli altri campi confermano ancora una volta che siete quindi in classifica, quindi in piena orbita playoff. Comunque si sta dimostrando così un campionato equilibrato, quindi fino all'ultimo ci sarà da lottare partita per partita, cercando di fare bene, di lavorare bene, solo così possiamo andare avanti cercando di portare a casa 3 punti possibili, importanti. Quio, oggi secondo noi sei stato il migliore dei tuoi, una prestazione difensiva sopra le righe. Come giudichi questo pareggio? Vabbè, un punto a testa non è che fa male a nessuno. Abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo cercato di non prendere un gol, poi che non l'abbiamo fatto, pazienza, ma a noi interessava non prenderlo, cioè soprattutto per come stavano andando le cose, quindi non prendendo un gol oggi è una grandissima soddisfazione anche per noi. Sei fiducioso sul futuro, può la tua squadra raggiungere così la salvezza senza tanti patemi d'animo? Sul futuro io sono sempre fiducioso, so che questo c'è, capita nel calcio, ci sono momenti così, tanto noi stiamo passando questo momento che presto finiranno, perché ultimamente stiamo andando bene sul piano di giochi, quindi cioè a breve passerà, poi vediamo quello che succede. Di Vincenzo, sempre tra i migliori in campo, sei soddisfatto finora del cammino della squadra? Sì, sicuramente stiamo facendo molto bene fino adesso, quindi stiamo facendo un buon campionato, ci può stare questo pareggio comunque in casa, perché abbiamo fatto una partita comunque combattuta, comunque su tutti i fronti, quindi non possiamo lamentarci, poteva andare meglio come poteva andare peggio, quindi va bene così. Vedi Francavilla come un punto d'arrivo o come un punto di partenza? Quanto riguarda nel caso personale posso dire che sicuramente è un punto di partenza, perché comunque io qua sono venuto per fare un bel campionato, per fare esperienza, cercare non solo quest'anno ma anche l'anno prossimo, cercare comunque di fare bene qui e quindi di avanzare sperando in qualche categoria superiore.